Bentornati sul canale del Nambo, continuiamo con Suikoden 2. Dopo aver ricevuto le nostre due metà della vera runa dell'inizio, siamo finalmente a Muse. Solo che questo soldato, dove pensate di andare? Siamo amici di Victor, il capo mercenario. Abbiamo detto che lo avremmo incontrato qui, lasciaci entrare. Spiacente, ma nessuno entra senza un permesso. Dobbiamo stare attenti alle spie di Highland. Ehi, ci stai chiamando spie? Dai, non arrabbiamoci. Lascia fare a Nanami. Senti, dobbiamo incontrare un vecchio brontolone che si chiama Victor. Facci entrare, va bene? Non essere ridicola, ora vattene, piccola peste. Cosa? Come mi hai chiamato? Ti ho chiamato piccola peste. Ora vattene. Peste? Prova a dirlo di nuovo e te ne pentirai. Silenzio, piccola mocciosa dalla faccia di rana. Oddio, questo non lo dovevi dire. Faccia di rana? Mocciosa? Piccola, ti strapperò le labbra, sei finito! Aspetta! Nanami, fermati! Lasciami, lo ucciderò! Lasciateglielo uccidere, così poi possiamo entrare. Vabbè, avanti, fuori dai piedi. Non serve prendersela con la guardia. E noi non siamo parte dell'esercito di Victor. La guardia non ha motivo di crederci. Ma non possiamo lasciar perdere. Dobbiamo trovare un altro modo. Sì, l'altro modo c'è, ma il punto non è che io me la prendo con la guardia perché non ci fa entrare. Giustamente, lei si incazza perché l'ha trattata di merda. E fa bene. Uccidete quella guardia. Toglietela immediatamente dalla sua posizione di guardia. Tanto entriamo qui in White Deer Inn, ovvero nella locanda del cervo bianco. Hello! Benvenuti alla White Deer Inn. I letti sono puliti e la colazione è inclusa. Hai scelto uno strano posto per aprire una locanda, vero? Beh, forse. Ma ti stupirebbe sapere quanta gente si ferma qui? Bene, volete vedere la vostra stanza? Ehi, Hilda! Hilda! Cosa c'è da agitarsi tanto? Ce l'ho fatta, Hilda! Sì, felice, finalmente ho trovato la strada per il tesoro! Proprio come pensavo. Sapevo che c'era qualcosa di strano in quelle rovine. Cosa? Dovresti essere più felice. Possiamo finalmente salutare questo fallimento di locanda. Aspetta un attimo, Alex. Devo trovare dell'aiuto. È un posto pericoloso, scommetto che posso trovare dei cittadini che mi aiutino. Ti troverò un gioiello così grande che non riuscirai a portarlo. Saremo ricchi, Hilda. Alex, ti prego, non fare cose pericolose. Probabilmente quelle del tesoro sono solo delle voci. Ti prego, non voglio che tu... Cosa stai dicendo, Hilda? Sto facendo questo per te. Comunque, troverò delle persone che mi aiutino. Quell'uomo... Oh, scusa. Ah, nessun problema. Quell'uomo era tuo marito? Sì, è ossessionato dalla ricerca del tesoro. Non so cosa fare. Bene, volete vedere la vostra stanza? C'è da dire comunque che questa è probabilmente la locanda più carina di tutto il gioco. Ah, ho dormito bene. Ci siamo accampati all'aperto così a lungo. Mai. Letteralmente mai. Nanami, ti ricordi che sei mia sorella? Non mi dovresti svegliare sessualmente in questo modo la mattina? Porca puttana. Giove è ancora addormentato, quando si sveglierà? Io gli tiriamo ancora dell'acqua? Nah, lasciate stare a Pilica, la bimba è... precoce? Probabilmente. È mattina? Pilica, non devi fare queste cose, sei ancora una bambina!
Avete tutti dormito bene? È stato molto bello. Anche la cena era molto buona. Speriamo che torniate presto. Ci piacerebbe. Ok, andiamo, Ryu. Andiamo dove esattamente, Nanami? Cosa... dove dovremmo... Ah, dobbiamo far finta di andare. Alex. Cosa c'è che non va? Accidenti, quei cittadini. Nessuno mi ha creduto. Hanno chiamato bugiardo. Accidenti. Alex, non ci serve un tesoro, giusto? Che stai dicendo, Hilda? Questa volta ho veramente trovato la strada per il tesoro. Voglio darti una vita migliore, non in un postaccio come questo. Potremmo aprire una locanda in Muse. Scusa, quando hai detto quei cittadini, intendevi i cittadini di Muse? Beh, sì, e allora? Questo significa che avete un permesso d'ingresso? Sì, in questi tempi non è possibile entrare senza permesso. Pensi che forse potresti prestarcelo? Dobbiamo entrare in Muse, la guardia non ci lascia entrare. Va bene, vi faccio un'offerta. Voi mi aiutate a cercare il tesoro e io vi presterò il mio permesso di entrata. Va bene? Sì, va bene, ti aiuteremo. Tanto siamo abbastanza overpowered. Bene, partiamo alla ricerca del tesoro. Bene, andiamo subito. Finché possiamo. Non possiamo portare la bimba. Hilda, dai un'occhiata a questa bimba. Puoi giocare con Pete. Oh, non c'è problema, ma caro, vorrei veramente che tu non facessi questo. Ah, non preoccuparti, starò bene. Ti prego, stai attento. Pilka, fai la brava. Io e io torneremo presto. Bene, ora siamo pronti. Le rovine sono verso il retto della locanda. Andiamo. Caro, ti prego, fai attenzione. Pilka ha lasciato il gruppo. Alex si unisce al convoglio. E prima di andare, possiamo parlare con questo coboldo qui, che è un mercante, e quello che voglio fare è liberarmi di un po' di oggetti. Liberarmi di un po' di oggetti, perché adesso dovremo prendere un po' di oggetti all'interno del prossimo dungeon e non ho sicuramente spazio per portarmeli dietro, quindi liberiamo spazio nell'inventario, che non ho voglia di fare getta, oggetto, getta, oggetto, no, questo oggetto, questo no, mentre attraverso il dungeon. E comunque ora qui ho fatto un piccolo errore, perché non avrei dovuto vendere, mi rendo conto, quell'antiveleno che ho venduto all'inizio, e quella è una cosa che non avrei proprio dovuto vendere, perché servirà per reclutare un personaggio a breve, almeno non serve 100% sicuro, in realtà potrebbe essere reclutata anche senza l'antiveleno, dipende dal culo. Dipende dal culo. Di sicuro l'antiveleno è uno degli oggetti che potrebbero servire per reclutare un personaggio che dobbiamo reclutare a breve, quindi non nella prossima puntata, ma in quella dopo, penso. Sì. Comunque, liberato un po' tutto quanto l'inventario, possiamo venire da questa parte fino a queste rovine. Ed è la prima volta che in un gioco di sua coda vediamo le rovine dei Sindar. Ecco, guarda questo rilievo. Questa scrizione in Dindarin sarebbe Sindarin. Sì, queste rovine sono della razza perduta dei Sindar. Oh, Joey, sei intelligente! Come lo sai? No, non è intelligenza, è che l'ha letto da qualche parte. Si chiama cultura, sono due cose totalmente diverse. Sapere una cosa non significa essere intelligente. Vabbè, ho fatto ricerche per anni, ho finalmente scoperto il segreto di queste rovine alcuni giorni fa. Sapevo che queste non erano rovine normali.
Ascoltate, lì ci possono essere dei mostri, perciò avanziamo con prudenza. Qual è? Oh, entriamo. Allora, questo è il primo dungeon serio del gioco. È abbastanza complesso e confusionario, se così si può dire. Ci stanno tanti oggetti da prendere, ci stanno tante strade da prendere, ci stanno tanti combattimenti. La percentuale di combattimenti rispetto a Suikoden 1 è decisamente aumentata in Suikoden 2 per qualche motivo che non capirò mai. Non capirò mai perché a quei tempi i produttori di videogiochi pensavano che avere tanti combattimenti casuali rendesse il gioco migliore, quando in realtà è esattamente l'opposto. Comunque, dettagli, voi seguite quello che sto facendo io sullo schermo e riuscirete a prendere tranquillamente tutti quanti gli oggetti presenti qui nel dungeon. No, alcuni oggetti sono molto carini, dire. Tipo il Magic Drain, la runa Magic Drain mi pare che si trovi qui. È un'ottima runa da mettere sull'arma del nostro eroe di Ryo, perché ogni volta che attacca si ricaricherà un punto della sua magia di livello 1, e considerando che la magia di livello 1 di Ryo è una cura di gruppo, è molto interessante come runa da avere sulla sua arma. Tutto, c'era qualcosa che volevo dire. Che cos'è che volevo dire. Allora, due cose volevo dire. Innanzitutto, questa è la prima volta nella serie di Suikoden che incontriamo le rovine dei Sindar. I Sindar, in teoria, da quello che so, non erano una cosa che fin dall'inizio del progetto era dentro la serie di Suikoden. Infatti in Suikoden 1 non se ne fa parola, e da Suikoden 2 hanno cominciato sempre ad avere molta più importanza. Direi che in Suikoden 3 e in Suikoden 5 in particolare i Sindar con le loro rovine sono abbastanza importanti ai fini della trama. Penso più nel 5 che nel 3, se proprio devo dire la verità. C'è qualche riferimento anche nel 4, però nel 4 è molto debole, molto lieve come riferimento. In secondo luogo, io la prendo molto sul personale, la prendo veramente molto sul personale quando sento una cosa tipo quella che ha detto Nanami riguardo a quanto sei intelligente Joe. Perché veramente il fatto che le persone pensino che intelligenza equivalga a sapere le cose è un grandissimo problema della nostra società, perché non è esattamente così. Una marea di persone pensano che sia così, ed è un problema, e quindi la prendo molto sul personale. Allora, cerchiamo di capirla la differenza. Intelligenza è una cosa, cultura è un'altra. Quando si sa una cosa, quando si sa una cosa perché l'abbiamo letta su un libro, quella è cultura, non è intelligenza. Vuol dire che tu hai un'informazione statica e schematica che hai imparato da qualche parte, e non significa che tu abbia l'intelligenza necessaria a utilizzarla nel modo corretto all'interno di un ambito di vita, ok? Intelligenza è esattamente l'opposto, è essere in grado di gestirsi, trovare tutte le risposte, eccetera, anche senza aver letto un libro, ma semplicemente estrapolandole da un contesto di vita, oppure essere in grado di utilizzare correttamente, a seconda della situazione, questa tale informazione all'interno di un contesto di vita, volendola rendere in maniera più... Qui ho sbagliato strada, devo scendere di sotto. Allora, facciamo un esempio con uno dei film più belli che siano mai stati creati, ovvero Will Hunting, Genio Ribelle. Se non l'avete visto, guardatelo, è un film che merita veramente, guardatelo. Allora, Will Hunting è dannatamente intelligente, e intelligenza significa, in questo caso, andiamo a vedere, essere in grado di semplicemente a logica, senza aver fatto studi particolari, risolvere equazioni matematiche estremamente difficili, comportarsi bene all'interno delle situazioni. Tipo l'intelligenza che Will dimostra nella prima scena, quando incontra la ragazza insieme ai suoi amici, è fenomenale. D'altro canto, il suo tra virgolette mentore, il matematico, è una persona estremamente acculturata ma stupida come un sasso, totalmente incapace di... cioè, quindi sa un sacco di cose di matematica,
anche se non riesce mai ad arrivare al livello di Will, ma è totalmente incapace di qualsivoglia empatia con il personaggio principale e di capire la sua situazione di vita. Quindi da una parte abbiamo una persona estremamente intelligente ma molto poco acculturata. La persona estremamente intelligente riesce ugualmente a fare le stesse cose e anche di più della persona acculturata. Dall'altra abbiamo una persona estremamente acculturata, stupida come un sasso, e che proprio per questo, proprio perché è acculturata ma stupida, non riesce ad utilizzare nel modo corretto all'interno delle varie situazioni tutta la sua cultura, e non fa altro che creare problema dopo problema dopo problema. Il fatto che nella nostra società intelligenza e cultura vengano sempre, sempre, sempre confuse una con l'altra è un grosso problema, proprio perché una persona acculturata ma stupida, come la maggior parte delle persone al giorno d'oggi, crea problemi, crea veramente tantissimi problemi per la loro totale incapacità di riuscire a utilizzare al modo giusto la loro cultura. Guardiamo i nostri politici. Comunque, sembra che sia questo. Qui è dove c'è il tesoro. Sì, giusto, ci sono delle scritte in Sindarin qui. Viaggiatore, tutto ciò che desideri, tutto ciò che sogni, tutto ciò che hai più caro è qui se il tuo cuore è puro. Tutto ciò che hai più caro, eh? Mi chiedo cosa sia. Per me può essere nonno Genkaku, ma lui è morto. Sì, non ci sono proprio tantissime cose che io ho più care. Tutti quanti, dovessi scegliere io, sceglierei mia moglie immediatamente. Comunque, anche Ryo? Sì, quello è numero uno, forse. Ehi, sei matto? Ho detto più caro. Deve essere tesoro, giusto? Moglie e cane. Cane. Manca tanto. Sì, ce l'ho fatta, finalmente il tesoro dei miei sogni. Finalmente troverò il tesoro dei miei sogni. Alex, aspetta. Ryo Nanami, attenzione. Qui c'è qualcosa. Allora, questo è, mi sa, il secondo boss del gioco. Il secondo boss vero del gioco. E non è un boss da ridere. Adesso io lo farò sembrare una mezza sega, perché ho utilizzato, come avete già visto, il trucco del portale, del confine, per portare tutti i personaggi a livello 33 circa. Questo significa che siamo molto overpowered per questo punto del gioco. Considerate che il gioco può essere finito verso il livello 55, noi siamo già a livello 33-34, capite quanto siamo troppo più forti per questo punto. Ma se ci arrivate a un livello normale, questo boss è difficile, molto difficile, mi fa molto male. Quasi tutti i suoi attacchi sono ad area e ha qualcosa tipo 1500-2000 punti vita, che per questo punto del gioco sono un'enormità. Infatti, come vedete, 1271 e ancora è vivo, è ancora vivo. Quindi adesso lo sfalderemo come se fosse burro al sole, ma sul serio. Arrivare qui con un gruppo normale, quindi senza essere andati io in Matilda a potenziare tutti i vostri personaggi, questo combattimento è veramente un combattimento che non è facile. Non è facile. Allora, usiamo Pungolo, in questo turno dovremmo già buttarlo giù. E voilà! La runa Spark è una runa interessante, oltretutto. Cos'era quello? Il guardiano del tesoro. Diciamo solo che era parte delle rovine lasciate dai Sindar. Ma è ok, ce ne siamo occupati. Bene, andiamo a prenderci il tesoro. Eccolo, il tesoro! Finalmente!
Cosa? Cosa? Fate vedere anche me. Ora, ora posso finalmente comprare begli abiti per Hilda. Compriamo del buon cibo, anche per Pete. Ehi, forza, forza, sbrigati e apri. Ok, eccoci. Cos'è questo? Cos'è? Cosa, cosa? Non ci vedo! Hai trovato erba curativa. Cos'è questo? Cos'è più caro in questo? No, non ci posso credere, accidenti. Pensavo di averlo trovato. Alex, dimentica il tesoro, torniamo, forse non c'è mai stato un tesoro. È vero, non abbatterti, Hilda ti sta aspettando. È vero, almeno questo diventerà una buona storia. Andiamo, Ryu. Ok, andiamo. Ok, andiamo. No, no, mi smettila di ripetere quello che cazzo dico io. Allora, stavo dicendo, la runa Spark è una runa molto interessante. Quello che fa è che permette a tutto il gruppo di attaccare immediatamente dopo il possessore di questa runa. Quindi se mettiamo la runa Spark tipo su Nanami, che è uno dei personaggi più veloci del gioco, quindi che attaccherà quasi sempre per prima in combattimento, questo significa che anche se ci mettiamo poi in combattimento, e qui avevo dimenticato di prendere un oggetto, quindi stiamo tornando a prenderlo, quindi anche se mettiamo in gruppo un personaggio lentissimo che di solito attaccherebbe per ultimo durante un combattimento, finché Nanami ha la runa Spark addosso, anche questo personaggio lentissimo attaccherà subito dopo Nanami, quindi comunque prima dei nemici. È una runa molto interessante, strategicamente parlando, molto interessante. E sinceramente, vi dico la verità, tornare indietro lo trovo sempre molto più confusionario che andare fino alla fine. Riesco sempre a perdermi tornando indietro da questo posto. La cosa positiva è che una volta che avete sconfitto il boss, scompaiono tutti i combattimenti casuali dell'area, quindi se non avete preso nessun oggetto dopo aver sconfitto il boss è il vostro momento per esplorare l'area e prendere tutti quanti gli oggetti. Noi l'abbiamo fatto prima e dovremmo esserci? Dovremmo esserci? Sì, ci siamo, eccoci fuori. Ho promesso a Hilda tante cose, tutto quello che ho sono erbe curative. Sono troppo imbarazzato. Hilda si arrabbierà. No, non preoccuparti, non preoccuparti, non credo sia così. Dai, ritorniamo. Ok. Che poi io una cosa non l'ho mai capita. Vabbè, in ogni caso abbiamo aiutato a trovare il tesoro, non scordare le tue promesse. Stavo dicendo, una cosa non l'ho mai capita. C'è stava tipo un'etichetta su quelle erbe dove c'è scritto erba curativa, perché per quanto ne so io, quella è erbaccia. Se non c'è un'etichetta è erbaccia, come fanno a sapere che sono erbe curative? Sul serio? Come? Hilda, sono tornato. Tadaima. Mamma. Pete, cosa c'è? Hilda! Quando si dice il caso... Hilda, cosa c'è che non va? Levati di torno! Preparate un letto, Alex! Porta lì Hilda! Ryo, prendi dell'acqua! Joe, chiama un dottore! Forza! Ci penso io, ma vabbè. Forza, portatela nel letto. Che in inglese giustamente si dice I've got it, tipo sì, che tradotto letteralmente significa ce l'ho, ma dovrebbe essere tipo ci penso io, ma vabbè. Ah, Google Translator. Ah, Hilda starà bene? Sto scottando, non ho mai visto nessuno così caldo. Dobbiamo fare qualcosa.
Come cosa? Dobbiamo abbassare la febbre. Mamma! E quando torna Jovi? Spero che si affretti. Non ci sono dottori qui vicino. Di solito andiamo a Toto, ma... accidenti. Perché? Cosa facciamo? Non ci sono dottori qui vicino. A Muse c'è soltanto il dottore più famoso del mondo. Comunque, vabbè, guarda caso, abbiamo trovato delle erbe curative che sono state disprezzate fino a 2 secondi fa e Hilda sta male. Quando si dice il caso? Quando si dice diamo una lezione ad Alex? Amiamo erbe curative. Chiunque non abbia pensato di tornare qui a prendere quest'erba, sappiate che non ho stima di voi. No, non è vero, però dovrebbe essere il primo pensiero di chiunque andare a prendere quelle erbe curative. Dove sei andato, Ryu? Cosa? Erbe curative? È vero, quelle erbe curative di prima. Erbe curative, vuol dire con le erbe delle rovine? Pensi funzionino? Non so, è possibile. Sono il tesoro dei Sindar, non è vero? Hilda, è medicina, prendila. Ti sentirai meglio. Ti prego, Hilda. Mamma! Hilda! Alex! Hilda! Bentornato, Alex. Sono felice tu sia salvo. Mamma. Era un mamma. Qualcosa del genere. Hilda, mi spiace. Qual è... Ehi, ha funzionato. Sembra stia bene ora. La febbre è sparita. Hilda, mi spiace. Avevi ragione. Non c'era alcun tesoro. Beh, puoi sempre continuare a cercare. Ma... Oh, peccato. Ho sognato che tornavi con le mani ricolme di tesori. Ma è bello riaverti qui sano e salvo. Ti prego, non fare più cose pericolose. Hilda. Oh, non piangere. Un uomo adulto non deve piangere. Questa è una cazzata. Scusate, ho cercato dappertutto, ma non ho trovato un dottore. Quindi Toto è stata distrutta. News non si può entrare. Dove hai cercato esattamente, Jovi? Nella foresta. Sembra che stia molto meglio. In effetti forse potrebbe essere andata al villaggio che ci sta a sud di News. Villaggio importante se volete finanziare armi, eccetera. Grazie mille. Hilda, sembra che tu stia di nuovo bene. Sì, completamente. Questo è il permesso di entrata. Potete restituirlo quando volete. Abbiamo il permesso ingress. Ok, speriamo di rivedervi presto. Venite quanto volete, qui non vi serve denaro. Grazie. Andiamo, Ryo, Joey, ora possiamo entrare a News. Ma andrà bene, questo è di Alex, vero? Non preoccuparti, andiamo. Mi si unisce al gruppo, Joey si unisce al gruppo, non capirò mai perché su Toten c'è il vizio di darmi messaggi di si unisce al gruppo anche
quando è ovvio che erano già in gruppo da una vita. Comunque, questo è tutto per questo video. Appuntamento al prossimo.